Non dimentichiamo che stiamo parlando di un portiere che è stato il terzo portiere ai mondiali con la Croazia, quindi non è proprio l'ultimo arrivato, un grande portiere, e purtroppo i tiri che abbiamo sbagliato sono sbagliati in maniera che a me non piace, perché avevamo programmato di tirare in altro modo con lui, i tiri che abbiamo sbagliato sono in modo che non volevamo, però non puoi imputare la mancanza di lucidità e di saggezza a un ragazzo che gioca la prima semifinale in casa davanti alla sua gente, 1200 persone. Questo Gallino va in contropiede dopo 60 minuti che difende, si sa che si è offuscato e fa il suo tiro, e il suo tiro è solo forte e alto, è andata male, ma io credo che già il fatto che abbia avuto il pallone del pareggio sia inaspettato, anche di sapere l'andata, dove l'andata sinceramente in contatto sono veramente più forti di noi. Oggi avete messo materialmente il salto. Davvero c'è stato un momento in cui si parte dalla fase decisiva del match, non dal primo tempo, certo. Sì, perché abbiamo costruito con pazienza questa rimonta, contrariamente all'andata siamo stati bravi a non riunirci, non avere difficoltà, abbiamo di passare, e poi io penso che sia proprio importante, oggi si è visto com'è il Bresciano, perché sono un po' i giocatori sempre diversi, perché all'estero di Sardegna mancano ogni anno, per esempio, quella particolare, sono tutti i giocatori che diciamo, dico sempre, però, che hanno raccontato con una prima esperienza a questi livelli, quindi sicuramente quello che hanno avuto loro come bagaglio di esperienza è sempre tanto. Comunque, dobbiamo solo ringraziare da fuori, tutti sicuramente, ma in Europa l'anno prossimo cosa vuol dire? Dire che Trentino va in Europa, cosa che succedeva a 30 anni, che è la prima volta che il Trentino ci va, è il premio per un campionato che prendo, questo possiamo dire, è giusto anche che ci andiamo noi in Europa, anche perché come abbiamo visto oggi, se ne siamo così tanto inferiori a Bolzano, vuol dire che abbiamo avuto quel campo e diritto alla presenza all'Italia in Europa. Quali guide bisogna adottare meglio durante l'estate? Ma io credo che ci sono cose che si possono allenare e cose che non si possono allenare. L'esperienza, la presenza è una di queste, quindi l'importante è giocare partite a alto livello dove si contano qualcosa, dove la palla scotta, allora sbagli una volta, sbagli due, la quattro volte non sbagli più. Ci sono cose che non si possono comprare al supermercato, tutti più. Cioè, un'esperienza una bella come questa non è paragonabile a nessun tipo di allenamento. Riusciamo poi una volta a far appassionare anche i trentini alla pallamano? Ma insomma, già stasera mi pare che ci sia una bella risposta.